Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, oggi per un evento molto molto importante. È tornata la Queen, è tornata Artemisia ed è tornata in grande spolvero perché torna con la BT. Burst di Artemisia, ormai lo sapevamo, ne abbiamo discusso, parlato anche in live su Twitch diverse volte. Che dire, la sua presentazione con Burst mi ha letteralmente scioccato, non tanto per la Burst in sé, ma per la LD, cioè ragazzi, la LD refund della 35CP, cioè di che cosa stiamo parlando? Il trailer ovviamente dice una cosa, io voglio assolutamente vedere con i miei occhi quello di cui sarà capace la nostra Artemisia, ma detto questo, oggi pulleremo però sul banner con la LD di Penelo. Tra l'altro, piccolo reminder per chi gioca la versione giapponese, giorno 19 arriverà l'ultima FEOD, ovvero la numero 20. Quindi celebreremo quella che sarà la campagna FEOD e ci saranno tante, tante belle novità. Detto questo, io vorrei andare un attimo a vedere Artemisia, dato che comunque è stata lavorata, cioè è stata cioè non reworkata, diciamo che è stata un attimino potenziata perché, come potete vedere, raggiunge il livello 80. Ora io devo soltanto dare le ultime, diciamo gli ultimi punti di mastery per completarla, ovvero per renderla potente al 100%, e soprattutto, come potrete notare, anche la sua character board adesso è modificata. È modificata perché adesso anche lei avrà la possibilità di potenziare la sua LD. Quindi sarà una cosa che farò immediatamente. Detto questo, però, direi di andarci a spostare subito verso la zona calda, ovvero la zona che ci interessa maggiormente, dove abbiamo il primo banner con Artemisia, con LD e Burst in un banner, dove ovviamente avremo come personaggi sinergici anche Palom e Papalimo. E Artemisia ovviamente nello stesso banner. E secondo banner invece dove avremo la nuova Burst di Artemisia, la nuova LD di Penelo, che esce ovviamente tramite la sua skin alternativa, che penso avrete visto ormai ovunque spammata in giro, con Sayan addirittura, Penelo e poi Thancred. Quindi questi saranno i due banner. Io al momento possiedo ben 255 ticket. Non ho idea di quanti ne voglio utilizzare, probabilmente un 100, forse 150, considerando quelli che andrò a recuperare dall'evento. Faccio questo video perché, come spiegato precedentemente in live e anche sui social, io ovviamente questa sera avrei un impegno e, dato che non so effettivamente quando effettivamente riuscirei a liberarmi e quando effettivamente riuscirei a collegarmi per effettuare una live pool, preferisco registrare adesso di mattina con calma e poi successivamente la sera, se riesco a collegarmi, stiamo un po' insieme, altrimenti magari tiriamo qualche altro ticket, vediamo come va, altrimenti niente. Non ho fatto download data, non ho fatto niente di niente praticamente. Vediamo che cosa succede. Artemisia mi interesserebbe parecchio, sono praticamente vicinissimo dal poterla pitare con i token, però se la sculassi, sinceramente, schifo non mi farebbe. Detto questo, io direi che mi posso mutare per il momento e godiamoci questi ticket.
connecting, ragazzi. O è la LED o è la BT. Va bene, mi fermo qua. Direi onesto, prezzo abbastanza onesto, un 130 ticket ci sta, fondamentalmente ci sta. Bene, per questo banner è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.